Ciao a tutti amici, benvenuti in questo unboxing serale. Abbiamo questo pulled pork che ho comprato da Trader Joe e faremo questo unboxing. Diciamo che lo confronteremo, almeno tenterò di ricordarmi il gusto, con quello di Mojo, che uno di questi giorni lo dobbiamo fare se non l'abbiamo già fatto. Intanto qua ci guardiamo l'isola dei famosi in diretta, va bene, ma non perdiamoci in ciance. Allora, pulled pork, questo qua, questo pacco è per 3 persone, ma lo mangio tutto io, non vi state preoccupando. Poi abbiamo salsa barbecue organic, vuol dire biologica. Poi abbiamo questa qui nuova che la dobbiamo ancora aprire. Non sono come le salse di Mojo, però purtroppo la salsa di Mojo la puoi comprare solo da Mojo. Allora, prima sentiamo un po' di pulled pork così al naturale. Cos'è il pulled pork? Il pulled pork è maiale stiracchiato, che vengono fuori i fili. Anche in Italia ho visto che lo vendono adesso, proprio quella la dicitura pulled pork, molto buono. Mi ricordo un po' il bollito, in Italia si faceva così. Comunque guarda, c'è scritto piatto per 3, ma è veramente pochissimo, Molto 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 buono, molto buono. E c'ha già la sua salsa, viene già con salsa incorporata, però vogliamo sentirla. Dai, fammi sentire anche un po'. Buonissima. Fammi sentire un po' di questa salsa. The flavor is so amazing, so juicy. E anche un po' piccantina, Questa salsa è magicissima, proprio quella di Mojo. Wow, buonissima, dolciastra. Pepita, cosa c'è? Pepita, cosa c'hai? Non sei più rock? Non sei più metal? Che caccia soldi qua? Che caccia? Si può anche fare questo giochino, prendere un hamburger. Questo mi sembra si chiami il flat Joe qualcosa. Si prende un po' di formaggio. No, si prende prima un po' di pulled pork, una generosa strato di pulled pork. Ecco, guardate, un generoso strato. Poi si mette un po' di formaggio. Questo è formaggio Mexican. Siamo proprio all'insegna della salute stasera e della dieta soprattutto. Vabbè, così. Poi si mette un po' di salsina, giusto un pelo. Poi si mette l'altra salsa. Vogliamo il massimo del juicy. Ok, questa mettiamola anche qua che la voglio sentire. Ok, il panino, il fat Joe pulled pork. Wow,
Buonissimo. Assassini di Mojo sono un po' più piccanti, c'è la cipotle molto molto piccante, poi c'è la Mojo barbecue, poi ce n'è una che si chiama mustard che mi ricorda un po' questa come colore, poi ce n'è una un po' all'aceto. Comunque sono veramente contento di questo pulled pork, non ci sarei mai creduto che è un pork così magico. Ma Trader Joe fa le cose fatte per bene. Quante calorie sono? Serving 10, se vede, neanche poco, neanche tanto, sono 700 calorie. Colesterolo 19, grassi 22, proteine, non scolo più un cavolo, 14. Buonissimo. Pippolina, che c'hai? Non sei più rock? Non sei più metal? Sono diventato la signora Pippolina, a mio discapito. Chi caccia i soldi qui? Chi caccia? Che film è, che film è? Quasi finito il nettare. Mettiamoci un po' di salsa. L'avrei fatto un leggero, proprio una puntina più piccante, ma già, e già siamo già al top. Guarda, guarda. È costato circa $6 sto piatto, eh? Costa meno che andare a mangiare da Mojo, questo si può con sicuro. Però inizia a costicchiare, costicchia, costicchia. Buono, buono. Guardate che bravo, non mi sono neanche sporcato la maglietta, è incredibile! Oggi 19, 18, non vedo un cavolo, marzo, ho mangiato il pulled pork e non si è sporcato la maglietta. Allora, per sciacquare la bocca abbiamo questo dolce made in Italy, il Bon Dolce, lo conosciamo tutti, il Bon Dolce, non ha bisogno di presentazioni, marca famosissima, made in Italy, vediamo se c'è scritto dove lo fanno. Lo fanno alla Gourmet Assas Lyon Francia, perché vabbè, Francia, Italia, più o meno siamo lì da Costco. Ma questo Lyon Francia, però made in Italy, non c'è esattamente dove lo fanno, a volte c'è proprio la cosa, ma vabbè, Francia, Italia, una faccia, una razza. L'importante è, guardate quanto è bello. C'ha un sopra di panna montata. Panna montata. Poi c'ha un biscotto con un sotto di fragola,
Poteva essere meglio, io ne ho mangiati 6, quindi ho degustato tutti i gusti che si potevano degustare. Però ci avrei messo un po' più di liquore in più. Il liquore c'è scritto, ma non si sente niente, no? Quando vi mangiate una fiesta, sentite che c'è il liquore. Qua, no. Però per il mercato americano non si possono mettere liquori dentro le cose, altrimenti poi li devi vietare ai bambini. Proprio, proprio pochissimo. Infatti non si sente. La legge è sacra. Sembra la legge è sacra. Buonissimo. Ho mangiato proprio bene stasera. Proprio bene, bene, bene. Ho mangiato proprio bene. Allora, questo è quanto. Questo è, diciamo, è, di solito non faccio mai unboxing serali, non ne faccio più da tempo. È stato un'eccezione e ci vedremo prossimamente per un altro unboxing al lavoro. Iscrivetevi al canale, sharate, likeate, dislikeate di brutto, e ci vediamo la prossima volta. Ciao.